Buongiorno. Ciao. Come mai sei giù? Sono giù perché ci sono sempre dei commenti sotto i post e non mi piacciono. I ragazzi si trovano in quella classe. Facciamo una domanda. Quindi ragazzi, questo romanticismo... Scusi prof, interruzione, ma qua è successo qualche problema. Ma cosa succede ragazzi? Sono giù ragazzi. Ma Angelica, che cosa succede? Fatemi capire cos'è sto coraggio con le donne che mandate questi commenti su Instagram. Che bella cazzo è cazzato. Dai. Questi cosa sono? Stavamo solo scherzando. Ah sì, questi sono scherzi da fare. Oh, fermi. Ci vediamo fuori. Non c'è problema. Sì, no, ragazzi, andate perché non si può continuare in questo modo. Ma che cosa è successo? Ah raga, comunque secondo me abbiamo fatto una cazzata. Cioè, secondo me dobbiamo riparare questo danno che abbiamo fatto. È stato un errore che abbiamo ripetuto. Almeno facendo un errore minimo forse. Avete sbagliato, ragazzi. Comunque la faccenda non può finire così. Dobbiamo dargli una lezione. Ragazzi, la bellezza non risolve niente. Secondo me è meglio lasciare stare. Ognuno lo pensa a suo modo. Oh, guarda chi c'è. Oh. Adesso la risolviamo. E mo? Quindi? L'avresti fatto la stessa cosa? Ragazzi, basta. Questo qui non è il modo di risolvere. Vedi di chiedere scusa. Vedi di chiedere scusa. Eh? Non mi sembra il caso, ragazzi. Infatti chiediamo scusa. Non pensavamo differenti così. Io la sorella non l'avrebbe fatto piacere. Non deve più succedere. Oh, okay. L'ultima volta. Amici come prima. Bella raga, bella raga. Bella. Bella. Buona posta. C'è stato l'altro giorno che mi succede un casino? Io e Nitto siamo andati dall'altra parte per salutare la nostra amica, è arrivata un po' triste e noi abbiamo chiesto cosa fosse successo e lei ci ha detto che in una certa classe c'erano queste persone che avevano scritto queste cose in un post su di Instagram. Allora siamo entrati in questa classe, abbiamo esagerato, comunque abbiamo interrotto la lezione e abbiamo preso questi ragazzi. Una forma di cyberbullismo? Sì, esatto. Ma almeno hanno tolto i post. Dopo che ci abbiamo parlato, ci siamo visti anche fuori dalla scuola e hanno chiesto scusa e comunque hanno promesso che toglievano i commenti. Oh, tutto male. Avanti! Permesso, scusi, prof, allo studio, posso parlare? Oh, buongiorno, proprio tu, prego, vieni pure. Posso sedere? Certo. Grazie. Guarda, prof, scusi il disturbo, ma devo chiederle scusa per quello che ho combinato l'altro giorno, no? Ieri. Direi sia il minimo. Il fatto che si monta nei miei panni, prof, alla fine vedo una sua amica che è come una sorella, triste perché dei ragazzi la prendono in giro sui social, non va bene. Gli atti di bullismo e di cyberbullismo sono sempre da bloccare. Però ricordatevi una cosa, dalla violenza non può nascere l'altra violenza. Ha ragione, prenderò la parola. Mi fa molto piacere che voi abbiate riconosciuto l'atteggiamento scorretto, però è importante intervenire con solo una modalità differente. Quindi riporta anche al tuo compagno Nizza, che sono molto contenta, anche perché tu ti sei dimostrato pentito dell'atteggiamento. Quindi va molto bene questo, grazie a te. Grazie mille. Arrivederci, buona giornata ancora.